la memoria è un progetto collettivo. E compiendo questo gesto, noi in qualche modo indichiamo qual è la volontà del sindaco e dell'amministrazione nel costruire un progetto di identità e un progetto di memoria collettivo per Napoli. Perché con questa restituzione del toponimo Via dei Greci noi restituiamo qualcosa alla città. Dopo quasi un secolo, la strada del quartiere San Giuseppe, intitolata a San Tommaso d'Aquino, torna a chiamarsi Via dei Greci. Un altro pezzo di storia dopo il ripristino di Via Lucena Pacifici al Borgo Refici, che viene rimessa a posto. L'iniziativa è stata fortemente voluta dalla comunità ellenica di Napoli e resa possibile grazie all'amministrazione comunale, che ancora una volta ha ribadito l'importanza dell'integrazione, dell'accoglienza e della pace tra i popoli. Oggi un pochino tutti noi, perché questo è un lavoro di squadra, insieme abbiamo un po' rimesso a posto la storia. Questo non ci serve solo per ripristinare una violazione inaccettabile che il regime fascista mise in atto, ma ci serve anche per costruire un futuro diverso. Napoli non sarà mai, mai, mai una città che innalzerà mura e metterà filo spinato. Noi crediamo che un futuro migliore passa attraverso la pace, la solidarietà, la differenza, l'accoglienza, la contaminazione tra culture, tra religioni. Rimosso nel 1923 durante il regime fascista, il toponimo originario torna dov'era, nella parte superiore della strada già intestata a San Tommaso d'Aquino, e con la nuova targa si recupera la memoria, la storia e l'identità greca. È una bella giornata per i greci di Napoli, ma io penso anche per i napoletani, perché viene restituita la memoria storica di questa città. Un toponimo attestato fin dal 1566, poi è stato abolito nel 1923 e adesso, grazie a una nostra richiesta al sindaco di Napoli, siamo riusciti a recuperare questa memoria della città.